È un inno alla libertà di scegliere, di amare e da che parte stare. Fiori di Baggio ha una protagonista giovane giovane. Sono Matilda Parta, ho 19 anni e sto facendo il mio primo film con Federico Rizzo, Fiori di Baggio. Ed un regista, Federico Rizzo, che dopo Fuga dal Conselter e il documentario Miss Sarajevo pesca da un quartiere turbolento e multietnico di Milano e fa salire fin sulla vita del Monte Titano una storia tenera e profonda. È la storia di una ragazza che vive a Baggio, un quartiere di Milano un po', diciamo, di quelli un po' caldi, e a un certo punto consegna dei fiori e assiste a un litigio tra un padre e il figlio, in cui viene chiesto al figlio di uccidere la sorella perché non ha rispettato i dettami della loro religione e si è innamorata di un altro ragazzo. Questa ragazza decide di rapire questo ragazzo. E non sa dove portarlo e a un certo punto decidono dove non arriva il mondo integralista, sicuramente a San Marino, e quindi decide di portarlo a San Marino. Quindi San Marino viene visto come una sorta di roccaforte che protegge dai valori non occidentali, in qualche modo, non della libertà. Un cast di attori emergenti a dare profondità a due parole che tuttora spaventano, diversità e scelta. Sullo sfondo la storia di cronaca, ancora senza un corpo, di Saman Abbà, che avrebbe voluto poter scegliere. Rispetto ai fatti recentemente accaduti della ragazzina pakistana che è stata uccisa dai suoi familiari, diciamo ci agganciamo come fatto di cronaca per fare questa pellicola che parla di libertà e di amore. Una pausa per protagonisti e spettatori all'interno dell'antica trattoria Iole con Maurizio Ferrini, guest star della pellicola, oste romagnolo sammarinese per il tempo di un ciak. La cultura romagnola è internazionale, valica i confini dell'Italia, nell'amica terra sammarinese dove io venivo fin da piccolo con mio babbo in moto e adesso esplode il cinema. Fermi. Azione! Benvenuti nella trattoria Iole. La Iole era mia mamma e noi abbiamo mantenuto la tradizione. Se volete vi racconto i primi.